Il piatto che ho scelto sicuramente è la paella, semplicemente per il fatto che è il piatto più richiesto dai miei amici e il piatto più codato. E per me rappresenta molto la famiglia e la domenica in famiglia. E avendo origini spagnole comunque mi rappresenta molto. Gli ingredienti sono riso bomba, specifico per la paella, e peperoni, e seppia, cozze, vongole, e un fumetto di pesce leggero, pollo, piselli e scampi. Per iniziare iniziamo semplicemente a pulire il pesce e tagliare il peperone e disossare il pollo. E nel mentre iniziamo a rosolare i gamberoni, togliamo i gamberoni, rosoliamo il pollo e dopodiché rosoliamo anche i scampi, sempre ovviamente rosolando e togliendo. Una volta rosolati il pollo, i scampi e i gamberoni, togliamo tutto, mettiamo nella stessa padella olio e facciamo soffriggere il pomodoro, mettere il riso con la seppia, vongole e cozze, facciamo aprire le cozze e le vongole. E dopodiché, una volta aperte, mettere il fumetto di pesce con i piselli. È solo pesce, dischi di pesce e odori. Far bollire un'oretta e è a posto. È molto leggero, come che c'è tanto già molto gusto nella paella e quindi non serve, diciamo, una cosa molto forte. Poi, una volta messi tutti gli ingredienti, coprire con il fumetto e aggiungere anche la bustina di zafferano e far cuocere per circa una ventina di minuti finché non viene assorbito tutto il liquido e il fumetto. Una volta assorbito, è anche molto importante la crosticina, che si chiama socarrat in spagnolo, e far riposare per circa 10 minuti e alla fine decorare con peperoni e le cozze intorno e servire. E buon appetito!